Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. La notizia è di questi giorni. Barbara D'Urso non sarà al suo posto a Pomeriggio 5 la prossima estate. Il contenitore di attualità, cronaca e gossip subirà dunque un cambiamento nell'edizione estiva. Al posto di Carmelita spazio ad un volto noto che sta conquistando sempre di più il pubblico. Stiamo parlando di Veronica Gentili che si è fatta conoscere e apprezzare in Stasera Italia, Controcorrente e Buoni o Cattivi. Intanto Barbara D'Urso è impegnata da qualche settimana anche su Italia 1 con la conduzione della Pupa e il Secchione Show. Programma che recentemente ha vissuto un episodio davvero clamoroso con la squalifica di Paola Caruso. La concorrente ha infatti aggredito Mila Suarez, uno scontro durissimo, una violenza che la produzione non ha proprio potuto perdonare. A nulla sono valse le sue scuse. Per la conduttrice, comunque, ecco arrivare una notizia nelle ultimissime ore. Con la Pasqua che si avvicina molti conduttori si prenderanno uno o più giorni di riposo. Ma ciò non accadrà per Barbara D'Urso. Il suo impegno a Pomeriggio 5 andrà infatti avanti. E anche lunedì 18 aprile, lunedì di Pasquetta, Carmelita sarà regolarmente al suo posto per dare informazioni al suo affezionato pubblico. Inizialmente Barbara D'Urso aveva faticato e non poco per la concorrenza della Vita in diretta. Il programma di Alberto Matano, tuttavia, negli ultimi tempi ha perso qualcosina. Mentre Pomeriggio 5 dopo un inizio incerto conquista ora 1385.000 spettatori ovvero il 15,8% di share, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.33, e 1.461.000 spettatori con il 14,9% saluti, 1.380.000, 12,5%. Continua nel frattempo la battaglia della D'Urso per ridare fiato alla Pupa e il Secchione. Lo show fa fatica, il pubblico su social ha dichiarato di preferire le edizioni con Paolo Ruffini e Andrea Pucci. Ma Carmelita non si arrende e va avanti per la sua strada. In passato ha superato altri momenti difficili e si è sempre rimessa in piedi. Succederà anche stavolta? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.